Ecco, in questa zona c'era l'ufficio postale, naturalmente adesso è tutto cambiato. Sono stata assunta dalle Poste e il primo incarico è proprio stato a Longarone. Sono arrivata la mattina del 16 giugno del 62. E mi sono fermata, mi fermavo anche a dormire. E quindi andavo su il lunedì mattina alle 6:40 e tornavo giù il sabato sera alle 7:10 di sera, perché una volta si lavorava anche il sabato, veramente si lavorava anche il giorno di Natale, il telegrafo. Io partivo dalla stazione di Soffratta, che è quella piccola, facevo, sì, mi fermavo a Ponte delle Alpi, cambiavo treno e andavo a Longarone. Il viaggio durava un po' di più di un'ora, eh sì, un'ora e mezza. Un'ora e venti, un'ora e mezza. In questa piazzetta c'era l'ufficio postale che era, faceva d'angolo con la strada che saliva verso la Val Zoldana. Poi c'era l'agenzia di turismo, c'era l'ufficio di collocamento e c'era la farmacia nello stesso fabbricato. E di là c'era l'arrivo delle corriere. Poi c'era un bar con della gente simpaticissima, provenivano da Cordignano i proprietari. Anche forse c'erano due strade che partivano di fronte all'ufficio postale, una che andava verso la chiesa e l'altra, sai, sono passati tanti anni, non mi ricordo più esattamente. Le mie colleghe andavano a casa tutte per mezzogiorno a pranzo. C'era un uomo che veniva da un paese sopra Longarone e quello andava al ristorante, si chiamava Arturo. Poi c'erano la direttrice, la Mariuccia, l'Antonia e l'Antonietta, che erano zia e nipote, e anche loro andavano a casa a mangiare e io mi portavo da casa e mangiavo nella stanza dove c'era il telegrafo e mangiavo là. In ufficio personale c'era la direttrice, tre sportelliste, una addetta alla corrispondenza arrivi e partenze, e poi c'erano tre portalettere, no, forse quattro portalettere, perché uno portava la posta, un portalettere portava la posta a Castellavazzo, uno portava la posta a Igne, una portava la posta per tutto il paese e uno portava la posta, un'altra frazione che non ricordo il nome. È morta una portalettere, i due
i due che prima non ho nominato, che andavano a ritirare la posta alla ferrovia e la portavano in ufficio. E poi sono morte la direttrice, l'impiegata più anziana. C'era un Antonio e un'Antonietta. L'Antonia è morta. L'Antonietta era stata trasferita in Val Zoldana e quindi quella si è salvata. Ero incinta e ho avuto una minaccia d'aborto. Allora il medico mi ha fatto un certificato che potevo rimanere a casa per 15 giorni. Sono rimasta a Vittorio Veneto per 15 giorni e poi sono rientrata a Longarone. Però non abitavo più a Longarone, tornavo a casa la sera. A un certo momento ho capito che potevo rientrare a Vittorio Veneto la sera. Bastava che io prendessi il treno delle 6:40 al mattino a Soffratta e che la sera ripartissi alle 6:10 da Longarone. E quando sono rientrata dopo questi 15 giorni di malattia, diciamo, è stato in quell'occasione che ho sentito per la prima volta le scosse di terremoto, ma erano scosse proprio evidenti, si sentiva benissimo il pavimento muoversi. E naturalmente quelli del paese dicevano: ah, stanno sparando delle mine, lavorano in diga, non c'è niente di pericolo. Ancora, ed era il mese di luglio. Certo, in paese parlavano tutti di queste scosse di terremoto, di questa diga che... Ma non parlavano con paura, ancora no. Perlomeno per tutta l'estate. Nessuno diceva c'è pericolo, pensavano che fossero assestamenti del terreno, tutto là. I telegrammi arrivavano col telefono, si aveva smesso da poco il telegrafo Morse. E avevamo il telefono e si passava attraverso la telve, a quei tempi c'era la telve, e la telefonista... Lei era una di quelle che aveva paura dei rumori su alla diga. Anche il maresciallo dei carabinieri aveva paura, sì sì. Quando veniva a ritirare lo stipendio per se stesso e per tutti i carabinieri, li prendeva tutto lui e poi era lui che faceva gli stipendi. Si parlasse un granché all'ufficio, forse chi abitava a Longarone ne avranno parlato di più che non con me. Fin dei conti io ero una che arrivava la mattina e andava via la sera, non è che andavo sì al bar a bere il caffè, la barista anzi, che era appunto una da Cordignano, che aveva comperato questo bar. Si chiamava Perin di cognome, le facevo un po', aveva la mia età sta barista, le facevo un po' pena con sta pancia che partivo presto la mattina, tornavo sera tardi, allora mi permetteva di andare a dormire sopra il bar che aveva una cameretta e mi lasciava andare a dormire là, quelle 2 ore di pomeriggio fra... L'ufficio chiudeva a mezzogiorno e mezzo e riapriva alle 3. Tanta gente passava per l'ufficio postale, naturalmente, e ci conoscevamo tutti perché era un... E poi era un paese molto accogliente, socievole. Erano simpatici, si andava a bere il caffè anche col monsignore, passava di là. Ogni tanto qualcuno entrava all'ufficio e diceva: non c'è nessuno, dove sono andati? Allora venivano al bar a riprenderci perché non c'era nessuno in ufficio. A prendere il treno
c'era anche un operaio dell'Enel che lavorava in diga. E io tornavo a casa tutte le sere, lui tornava a casa una volta alla settimana, il sabato. Quando l'ho visto il mercoledì sera, gli ho chiesto: ma come mai è qua in treno? Ah, io signora, mi ha risposto, ah, io signora non rimango là sotto la diga, perché quella sta venendo giù. Ci sono stati le persone informate, ma non di sicuro tutti, perché la sera del disastro c'era una partita di calcio alla televisione, il bar era pieno, tutti erano tranquilli, tranquilli, si fa per dire. La telefonista, quella che ti dicevo prima, quel giorno però, che abbiamo parlato insieme, mi diceva che la strada che dalla diga scendeva a Longarone, c'erano tutti gli animali che scappavano lungo, e non se lo spiegava. E poi c'erano gli uccellini in gabbia che mordevano, ossia gli animali sì avevano capito che c'era qualcosa che non andava. C'erano degli animali che erano a catena e non riuscivano a scappare, e la gente probabilmente pensava che fosse l'animale spaventato, chissà, o ammalato, non pensava che stesse succedendo un disastro, perché sennò penso che sarebbe scappato. Nessuno aveva mai parlato di evacuazione del paese. Giornata normalissima, faceva anche caldo per essere il 9 di ottobre, perché mi ricordo che avevo un completino di lana, una t-shirt, e addirittura avevo lasciato la giacchina in ufficio, perché bastava una maglietta. Sono andata, sì, ho lavorato come sempre, al pomeriggio andavo a farmi una passeggiata verso Roggia. C'è un campanile di una chiesetta che è rimasto intatto, la chiesa no, ma lui è rimasto intatto, è ancora là. Ecco, io andavo in quel prato a farmi facevo una passeggiata, mi sedevo là sotto sta chiesetta e stavo là un po'. Sera sono alle 6:10, sono andata a prendere il treno a Longarone, là alla stazione, e sono tornata a casa come sempre. La mattina dopo, che era il 10 di ottobre, quando sono arrivata alla stazione di Vittorio, che non andavo più a Soffratta, andavo alla stazione principale di Vittorio. Quando sono andata a prendere il treno, in stazione c'erano i proprietari di quel negozio di mercerie che avevano un negozio in fianco all'ufficio postale. Si chiamavano Targa. E quando mi hanno visto mi hanno detto: signora, lo sa che è successo un disastro su a Longarone? Davvero? Dico: io no, non ho acceso la radio. Non so, ma cosa fa? Va su a Longarone lei? Beh sì, dico, e voi non venite a Longarone? Beh sì, almeno cerchiamo di andarci. E siamo saliti siamo venuti su a Longarone. Però il treno fermava a Fortogna, la stazione prima. Allora
allora mi sono sono scesa dal treno, mi sono incamminata pensando di arrivare in qualche modo all'ufficio postale, perché secondo me ci si poteva, sì, non era successo un granché. E poi invece ho fatto alcuni passi, avrò fatto 100 metri e ho incominciato a vedere le mucche gonfie come palloni con le gambe per aria, uno spiazzo enorme senza più né una casa né un albero, non esisteva più niente. Da Fortogna in su non esisteva più niente, quindi mi sono spaventata. Il treno naturalmente era il primo della giornata, si è fermato, è aspettato, non è ripartito in orario. Non so, non mi ricordo se ho parlato con qualcuno, forse col capo stazione di questa stazionetta. Non sapevo cosa fare. Quando il treno è ripartito sono andata a Belluno in direzione, e invece in direzione erano a Belluno erano tutti informati, tutti che piangevano, tutti disperati. Sono andata dal direttore delle poste, che mi ha mandato a lavorare in ragioneria. Non è stato tanto cortese, mi ha detto: beh, non intenderà mica andare a casa. No, dico, sono venuta qua per capire cosa devo fare. E allora mi ha mandato a lavorare in ragioneria. Dovevo essere in stato di grazia oltre che incinta, perché non mi sono né agitata né preoccupata, né non mi sono messa a piangere. Io sono risalita in treno, sono andata a Belluno in direzione per sapere cosa dovevo fare. Tanto è vero che ho lavorato tutta la mattina. Sono andata alla mensa dei ferrovieri, non mi ricordo se fosse delle poste o delle ferrovie. Ho mangiato e durante il pranzo è arrivato mio marito sconvolto, perché non sapeva che a Longarone era successo chissà cosa. Ma io non avevo avvertito nessuno. Io non piangevo, io non sentivo un gran dispiacere, una grande emozione. Ero come messa fra due teli, protetta, probabilmente era dalla gravidanza. I primi di dicembre ho avuto il permesso di maternità, ho avuto il primo figlio, e come ho avuto il figlio ho pianto tutto quello per tutto il tempo che non avevo mai pianto. Allora mi sono mancati, ecco perché. Perché poi ho realizzato che quella gravidanza incominciata con gli amici di Longarone, non lo potevo far vedere sto figlio a tutti gli amici di Longarone, perché non c'erano più. E allora ho incominciato a rendermi conto di cosa era successo. Vedi che tutto trova una spiegazione, sì. Perché mi ricordo che proprio dicevo: guarda, non lo dico alla Mariuccia, non lo dico alla... Non lo potevo più dire a nessuno. Quando è nato mio figlio Andrea, tutti i parenti pensavano che lo avremmo chiamato Mosè, perché era stato salvato dalle acque. Mi ricordo che il papà voleva chiamarmi Mosè, no? Belluno sono rimasta un giorno solo, perché la mattina dopo mi hanno destinato a Fortogna, e l'ufficio era un ufficetto piccolino, era una stanza dove c'era il portalettere e l'impiegata. E in quell'occasione mi hanno messo oltre la titolare, sono andata ad aiutarla, perché il lavoro, figurati quanto ce n'era, tutti che venivano a informarsi, i telegrammi, E l'ufficio postale era messo proprio dove c'era un sottopassaggio che dal Piave portava al paese. I ragazzi, gli scout, salivano per questo sottopassaggio.
con i morti caricati giù dal piave, li depositavano qua. Come al solito, non si chiamava protezione civile a quei tempi. Comunque c'era l'esercito, c'erano dei volontari e c'erano gli soliti scout, poverini. Quelli dell'esercito erano giovanissimi, gli scout erano giovanissimi. Venivano in ufficio a chiedere per favore un bicchiere d'acqua, un bicchiere di vino, e poi stavano malissimo perché caricare dei morti che magari, non so se si può dire, ma non erano neanche interi, e comunque tutti ricoperti di fango. E hanno fatto subito il cimitero. C'era uno spiazzo enorme sopra Fortogna, dove poi è stato costruito il cimitero, e là avevano allineato tutti questi corpi per terra, perché in un momento del genere non era possibile far altro, e li lavavano col getto per renderli riconoscibili. Una cosa che mi ha impressionato è stato l'odore del disinfettante che usavano per i morti. Mi è rimasto tanto impresso che ogni volta, nelle due volte successive che sono rimasta incinta, il primo segnale che ero incinta era che sentivo quell'odore. Uno degli impiegati di Longarone era a Forno di Zoldo prima, o a Zoldo Alto addirittura, e siccome la moglie era incinta, pensava che di essere troppo lontano dall'ospedale, e quindi per il momento era riuscito a farsi dare un trasferimento a Longarone per essere più vicino all'ospedale di Belluno per il parto. Era sceso da pochi giorni a Longarone, aveva da pochi giorni trovato un appartamentino ed era là con la moglie. Naturalmente sono morti lui, la moglie e il piccolo. I genitori di questo ragazzo mi han contattato l'ufficio postale, la direzione di Belluno, e la direzione mi ha mandato a vedere se lo riconoscevo, se era fra i corpi ritrovati, perché non è che tutti li abbiano ritrovati. Per esempio la mia direttrice non è stata ritrovata mai. Ho fatto io un giro guardando tutti sti morti, ma non ho riconosciuto né lui né sua moglie. Chissà dove sarà finito. Comunque i corpi li hanno ritrovati lungo il Piave, fin oltre Belluno. Pensa che percorso lungo che hanno fatto. E la Mariuccia, la mia direttrice, non l'ha mai trovata. La gente è stata tanto dignitosa, non ha mai pianto, dato in escandescenze. Quando ci si incontrava per strada, dicevano: come mai sei vivo? Perché quanti morti hai tu in famiglia? La più numerosa, sì. Quello che ha avuto più morti è una certa famiglia Barel, che ne ha avuti 49. Si vede che si erano trasferiti da San Giacomo di Veglia a Longarone, si erano stabiliti là.
non mi ricordo che forse lavoravano in laterizi. Beh, il fratello della direttrice, per esempio, che è uno di quelli che la sera del disastro era nella parte alta di Longarone, quella che si è salvata, era a giocare a carte assieme al medico del paese e ad altre persone. Loro si sono salvati in quell'occasione, ma quando hanno costruito il primo ponte per agevolare anche i lavori di recupero del paese, del trasporto, cioè, hanno fatto un ponte e con la prima pioggia è crollato ed è morto quel medico condotto che si era salvato e il fratello della mia direttrice. Sono morti un mese dopo, vero Marino? Sì, una cosa del genere. Si sono salvati dal disastro per morire per l'incuria di chi ha costruito il ponte. Ti incontravi per strada, no? Dicevi, perché sei vivo? E allora uno ti raccontava che era andato, come la famiglia Targa, era andata a Treviso a fare rifornimento di biancheria e aveva dormito a Vittorio e quindi si era salvato. Uno era andato in viaggio e si era salvato. Io venivo a casa, Arturo, l'altro impiegato che era in ufficio con me, abitava ad ospedale, ecco adesso mi è venuto in mente, all'ospedale di Cadore, e anche quello si era salvato. Anche, aspetta un momento, Candido, vero? Se c'è me a quell'impiegato, c'era un ragazzo che si chiamava Candido e che quello abitava a Domegge. Anche lui si è salvato perché ritornava a casa la sera. E poi lui lo hanno lasciato a Domegge per aiutare le comunicazioni, sì, un ufficio postale che faceva da collegamento con Longarone. E mi ha mandato a Fortogna e là ci sono rimasta un mese, perché i lavori di recupero delle salme è stato lunghissimo, perché hanno scavato, hanno fatto di tutto per recuperare più che potevano. Postale aveva la mia età e lei era padovana e quindi veniva da Padova e quindi lei doveva per forza rimanere a Longarone, anzi rincasava una volta ogni 15 giorni e lei abitava in una di quelle case che sono state sventrate dall'onda venuta giù dal Vajont. E quindi lei è rimasta, sì, sulla sua casa, la sua camera è proprio stata aperta dall'onda
ed è finita in casa di cura perché si è presa uno spavento. Dopo non l'ho più rivista. È morto il farmacista, è morta la signora dell'ufficio di collocamento. Sono morti i due, marito e moglie, del bar dove andavo a far colazione e anche a riposare qualche ora, che mi avevano messo a disposizione una stanza. È morta la moglie del dottor Proti coi figli. La telefonista, l'attesa. Sono morti i carabinieri, poverini, perché abitavano nella stazione che era là in piazza. È morto il monsignore, il cappellano, tutti quelli che io conoscevo, perché avevano il negozio, li salutavo ma non sapevo il nome. E poi quanti ancora? Tutti.